verso in una ciotola 100 ml di latte. L'ho fatto scaldare, è caldo ma non sta bollendo. E metto in infusione nel latte circa 8-10 stimmi di zafferano. E li lascerò così per 40 minuti. Verso in padella appena un filo d'olio. E aggiungo 150 g di salmone. Lo farò cuocere appena 2-3 minuti. Il salmone ha cambiato colore, posso già spegnerlo. Aggiungo appena una grattata di scorza di limone. E metto da parte. Ho messo sul fuoco l'acqua per la pasta. Ora che bolle, aggiungo il sale e 200 g di fettuccine. Queste le farò cuocere il tempo indicato e poi le scolerò al dente. E nel frattempo che la pasta cuoce, riprendo la ciotolina in cui ho messo in infusione i pistilli di zafferano. Aggiungo un cucchiaino raso di amido di mais e lo faccio sciogliere. Rimetto le fettuccine nella padella con il salmone. Lascio insaporire qualche secondo così. Aggiungo ora il latte con i pistilli di zafferano. E possiamo già impiattare. Aggiungo un po' di granella di pistacchi tostati e le nostre fettuccine al salmone e zafferano sono pronte. Ho messo sul fuoco una pentola in cui poi cuocerò il totano. Intanto nell'acqua metto due carote, due coste di sedano, un po' di buccia di limone e un cucchiaino di pepe rosa. Tutto questo aromatizzerà l'acqua di cottura del totano. E adesso attendo che giunga a bollore. L'acqua sta bollendo, posso aggiungere i tentacoli di totano. Questi sono 600 grammi. Prepareremo questa insalata per 4 persone. Se è servita come antipasto, invece per due se come piatto unico. E questo lo lasceremo bollire per altri 30 minuti. È passata mezz'ora, possiamo togliere dall'acqua i tentacoli di totano. E prendiamo anche il sedano e le carote. Inizio a tagliare i tentacoli di totano. E li raccolgo in una ciotola. Taglio a pezzetti anche le carote e il sedano. Yeah.
sono ancora croccanti. Aggiungo anche sedano e carota al totano che ho tagliato. Ora mezzo finocchio, lo farò a fettine sottili. Vado a sciacquarlo. E aggiungo anche questo al resto. Prendo poi un'arancia, la divido a metà e questa metà la pelo a vivo, quindi tolgo bene tutta la buccia, tutta la parte bianca e la taglio a fettine. Aggiungo anche l'arancia e spremo poi il succo dell'altra mezza. Succo di limone, condisco con sale, pepe, 50 g di olive nere, olio e prezzemolo. Mescolo tutto. La nostra insalata di tentacoli di totano è pronta. Questa la mettiamo in frigorifero così si insaporisce bene fino al momento di servirla. Dopodiché la mettiamo su un bel piatto da portata e possiamo decorarla come più ci piace. Io ho aggiunto soltanto 2 fettine di limone. Assaggiamo.